La prima domanda, l'impianto Sogep realizzato al mulino è legale, è legittimo, va rimosso, com'è? E su Sogep ieri ho ricevuto una relazione del direttore generale, e ci sono tutte le autorizzazioni, c'è un problema però di impatto visivo e d'accordo con la forestale già dagli anni precedenti si realizzano i lavori in 60 giorni. Ho chiesto alla Sogep comunque, anche se si trattava di un rivolo d'acqua, di ripristinare almeno in parte con una fuoriuscita anche se artificiale, perché penso che possa essere tecnicamente possibile. Se arriverà una soluzione con Pietro Foti per la demolizione dello scheletro sulla Timpa? È un mostro e lo confermo, il problema è anche giuridico. C'è una task force che lavora per organizzare il turismo ad Acireale? Il turismo ad Acireale si organizza con tutte le parti, sono fiducioso della legge regionale che sta per essere approvata perché approda all'Arso sui distretti locali. Faremo partire una grande iniziativa da Acireale. Sindaco, coste e chiazzette, noi le abbiamo viste sporche, lei cosa dice? La SIET è stata richiamata all'ordine, parte le deve fare la forestale, vi do la notizia, conquisteremo anche il tocco. Buongiorno, navigatore Acesi. Bene, dopo aver archiviato, ma l'onda ancora rimane della felicità per la vittoria sui 4 referendum con 21.000 votanti acesi per il sì, che è un dato clamoroso, continuiamo sull'acqua, perché intorno all'acqua poi si parla anche di depurazione, di fognature, eccetera. Per quanto riguarda il depuratore che è stato deliberato in Consiglio Comunale e bloccato dalla regione, vogliamo capire meglio cosa c'è intorno a questo affare del depuratore e se quest'opera vedrà veramente la luce, se è stata finanziata o no, e soprattutto cerchiamo di capire dove verrà realizzata e perché potrebbe essere considerato questo un errore e possibilmente anche motivo di crisi del governo comunale. Ascoltiamo e intanto buona giornata, navigatore Acesi. Per il depuratore di Acireale non ci sono problemi di finanziamento, questo è un fatto certissimo e addirittura le somme non potranno che essere incrementate, dato che essendovi la procedura di infrazione in corso, la Regione, tagliando altri rami di investimento, sta concentrando in Sicilia esclusivamente per opere di depurazione. Detto questo, siamo noi che dobbiamo dare delle risposte per cercare di modificare quello che abbiamo, perché altrimenti altri lo faranno al nostro posto. Quindi i soldi arriveranno? I soldi ci sono, non appena ci sarà il definitivo e quindi l'esecutivo, problemi di finanziamento non ce ne sono. Se noi non facciamo le scelte e facciamo solamente un gioco demagogico, la struttura commissariale è pronta a intervenire, a provare tutto così com'è, chiaramente con i soldi del finanziamento che ci sono. C'erano ieri, ci sono oggi, ci saranno domani. Il problema che ci siamo posti, avendo fatto delle ricerche da parte dei colleghi consiglieri in quel di Palermo, è stato riferito con documentazione che in parte ho visto che i finanziamenti relativamente al PARF, legacy depuratore per Acireale e comuni, erano inseriti appunto nel PARF, erano stati persi perché la Regione aveva già incamerato già dall'anno scorso. Io ho dichiarato che, avendo votato quella delibera per il depuratore, ricordiamoci ci furono 15 voti favorevoli e 14 contrari, e io ero tra quelli favorevoli, avevo votato quella delibera nel presupposto che non si perdesse il finanziamento. Se così non fosse, in base alle notizie che ci perviene da colleghi consiglieri, è chiaro che il sindaco se ne assume la responsabilità. Quindi secondo voi non ci sarà questo finanziamento? Secondo quello che dicono da Palermo colleghi che hanno visto le carte, non ci sarebbe. Incontriamo il sindaco Nino Garozzo in occasione dell'incontro a Piazza Duomo per i fatti terroristici di Brindisi, la città del manifesto della solidarietà con la presenza e il primo cittadino in testa. Però vorrei chiedere questo, lei si dimette?
Non penso che sia all'ordine del giorno, abbiamo altre emergenze in questo momento, è inutile negare che si fa anche in mio nome per possibili competizioni elettorali, è prematuro, nonostante il tempo stringe è prematuro, francamente ho molti cantieri che vorrei concludere e completare e inaugurare. Quindi è possibile, diciamo, ma non è ancora in politica certo. Tutto è possibile, diciamo che non mi arrampicherò o farò scalate impossibili per la candidatura. Senza lotte, è chiaro che la politica può andare in evoluzione, può anche succedere, non cercherò certamente ad ogni costo una candidatura. Senta, ieri ho avuto modo di incontrare Fontana di Ace Ambiente e gli ho detto che tutto il capitolato, buona parte, non è rispettato. Lei cosa ne pensa? Ripenso che questo corrisponda in gran parte a verità, abbiamo un capitolato anche per la somma che si impiega per personale, che si ripete di capitolato in capitolato, che è enorme rispetto al costo dei servizi. Detto adesso, in una situazione particolarmente di disagio e che mi provoca tensioni, ansie non indifferenti, diciamo che con quel capitolato dovremmo avere, in condizione normale, non oggi, ma in condizione normale, una città specchiata con lo spazzamento prima in Europa, non c'è. Senta, il PDL in frantumi? Ma il PDL in frantumi come lo sono altri partiti, bisogna vedere se resistono anche queste formazioni che oggi hanno la forza di andare avanti perché non debbono dimostrare nulla, come sempre dall'uomo qualunque di Giannini in poi sono solo delle meteore. Io dico che il PDL avrà commesso degli sbagli, così anche il PD e altri, ma sono per la politica. Esatto. In ogni caso. Senta, un giudizio veloce sul governo Monti, veloce. Il governo Monti ha pensato di fare quello che avrebbe fatto un bambino di 10 anni, togliere dalle tasche di papà i soldi per coprire i piccoli buchi di bilancio. Ha sbagliato perché i debiti di recessione, aumentare le tasse non vuol dire aumentare il gettito, vuol dire aumentare la recessione. Però Monti ritorni a essere il suo assessore se dovesse vincere. Ma mi chiedesse nello Musumeci di tornare a fare l'assessore provinciale con lui, lo farei, figuriamoci resto, mi sembra una proposta eccessiva, la che raccoglierei comunque. È un'ipotesi, volentieri. Non una proposta. No, un'ipotesi. Ho risposto che no? Ho fatto l'assessore di Nello Musumeci. Rifarei l'assessore provinciale con Nello Musumeci, figuriamoci resto. Facciamo un invito a votare Musumeci, dai. Una no, Musumeci, Musumeci io lo conosco e al di là dei partiti vi dico che va votato perché è una persona coerente, seria, che ha nel fatturato amministrativo un obiettivo primario, si possono condividere o non condividere le sue idee politiche, ma che è una persona per bene, che è una persona onesta e capace, su questo non ci sono dubbi. Ma una curiosità, ma gli ex FLI che si ritrovano con la destra di Storace? E questo deve chiedere agli ex FLI. Io mi trovo nel PDL, Mi trovo nel PDL e sono contento che il mio partito appoggi convintamente, anzi è il maggior socio, il socio di maggioranza della coalizione, sono contentissimo. Come vedete sono entusiasta anche quando sono candidati altri, di altri partiti, ma per me Nello è oltre. Voglio dire, è bello poter andare a fare l'assessore regionale senza presentarsi alle elezioni. Sarebbe una cosa molto difficile, non so se sono adeguato al ruolo, quindi se mi sarà mai proposto. Queste sono proposte eccessive, sovracomunali, che le domande andrebbero poste ai sapienti. Vabbè, nella noi su questo ci abbiamo scommesso la credibilità, vedremo. Avete già scommesso sì, che sì, sì, se vince Musumeci eventuale, sì, davanti a una possibile vittoria. Questo appaga la mia vanità, vuol dire che c'è anche, grande considerazione. Evidentemente anche la capacità politica, perché no? Vuol dire forse che c'è una grande considerazione. Se già solo se ne parla nei confronti del sindaco di Acireale. Bene, incontriamo il sindaco Garozzo perché ovviamente lui, avendo scelto la sua squadra di assessori, avrà sicuramente delle cose da dire rispetto alle nostre schede di analisi che abbiamo mandato in questi giorni. E iniziamo così come le abbiamo mandate, cioè per primo Giuseppe Calì,
che ha diverse deleghe, politiche sostegno alle famiglie, politiche sociali, della casa, del lavoro e lo sport, e ci concentreremo un attimo sul discorso sport, no? Per dirle che noi abbiamo, come dire, messo su questo tipo di critiche guardando lo spazio com, che è uno spazio destinato ad altro uso, come lei sa, e che invece è diventato un vero e proprio urlo dei cittadini acesi che, non avendo altri luoghi, si riuniscono lì. Quindi spazio com, le condizioni del campo sportivo comunale, di cui mi sembra che l'unico a reggerlo un po' è il bravo Turi Pagano, per il resto c'è pochissimo. Abbiamo considerato il Pala Volcan una vera e propria incompiuta, scoppiano i tubi dell'acqua, piove dentro, e infine il campetto della Villa Belvedere, che non ci sarà più. Queste sono state le critiche che abbiamo mosso, e a lei la risposta. Giuseppe Galì è una lieta sorpresa, giovane, impegnato in politica, ma senza esperienza amministrativa. A lui si ascrive l'apertura del centro anziani, lo ritengo un risultato a lungo perseguito da questa amministrazione. Lo stadio Tupparello, completato anche su sua sollecitazione, ci ha lavorato in questi mesi. Il campo sportivo della Villa Belvedere di fatto era abbandonato, ci giocava negli anni, ma molti anni fa, solamente la pallamano a Cireale, e comunque adesso è inglobato in un progetto molto più vasto e, a nostro avviso, di gran lunga migliore sul piano della fruizione pubblica anche dei giovani, dei ragazzini e delle famiglie. Lo stadio comunale è ovvio che ha bisogno di mille cose, che viene gestito in economia come con la parsimonia del buon padre di famiglia, e mi pare che su Giuseppe Galì francamente si possa dire ben poco. Anche sul Pala Volcan non è un incompiuto, perché l'abbiamo completato, ma è ovvio che ci sono elementi che risalgono a 40 anni fa, 35 anni fa, che hanno bisogno di sostituzione. Se poi si rompe un tubo, forse è un difetto di costruzione, ma diciamo non trasforma una bella compiuta e ultimata in un incompiuto. Bene, Nives Leonardi, noi abbiamo detto alcune cose rispetto all'assessora, che, di cui abbiamo stima sulla persona, meno sulla funzione. Le riporto la sintesi in modo che lei possa rispondere. La palestra del liceo Gullo e Pennisi, non si è mai capito chi deve completarla, se appartiene all'ente provincia oppure al comune di Acireale. E ancora ci siamo accorti come il numero dei visitatori, dei turisti ad Acireale si abbassa per pernottamenti, e gli alberghi sono in crisi e il carnevale ha registrato i cantieri che via via si assottigliano, sono rimasti appena 7. Queste sono state le nostre critiche, e insieme a questo abbiamo documentato qualche tempo fa le condizioni abbastanza, diciamo, complesse della cittadella del Carnevale. Intanto Nives Leonardi, da 9 anni con me in giunta, ha maturato una grande esperienza ed è una gran lavoratrice, anche con intelligenza, gode di grande consenso in città, è stata eletta al Consiglio Comunale, quindi è un soggetto che ha preso anche i voti, ha avuto una conferma sul piano elettorale. Se chiude per la Ionica perché era fallita da 20 anni, o chiude l'Eccelsior perché non si pagano i canoni alle terme, questo non può essere ascritto certamente a Nives Leonardi, così come se c'è un calo dei turisti che, viste anche le percentuali, è assolutamente in linea con il dato regionale. Anzi, in alcuni momenti addirittura la nostra media era superiore o è superiore alla media regionale. Questo chiaramente non è che ci fa tracciare preoccupazione, ma che questa parte possa essere attribuita ad un assessore piuttosto che al sindaco mi pare veramente una esagerazione. Vorrei dire però che sul carnevale sono state idee, opinioni nostre conclamate a livello nazionale, che il carnevale ha avuto invece un grande rilancio. Io vorrei vedere nel passato quanti erano i cantieri, ne sono arrivati di nuovi. Oggi fare carri di ottima fattura, perché abbiamo fatto una scelta, solo carri di ottima fattura, e questo è molto difficile, peraltro con i premi che restano congelati per la nota crisi, a me pare francamente che sul piano del carnevale abbiamo ottenuto solo successi, compreso l'ultimo, con costi tagliati da ogni parte. Sulla cittadella, se qualche volta c'è un'incuria, io vorrei andare a vedere, anche se il compito nostro sarebbe sanzionare,
compito nostro sarebbe sanzionare, questo è vero, che la pulizia e il mantenimento del decoro non appartiene al comune, che dà incomodato d'uso gratuito, compreso il mantenimento del decoro della pulizia della cittadella, che abbiamo realizzato nel secondo intervento, manca il terzo, l'abbiamo fatto noi dopo tanti anni che era rimasta sostanzialmente un incompiuto. Bene, Gaetano Leonardi, politica di tutela del territorio e poi le politiche ambientali, mare, timpe, ecologia, igiene ambientale, qua tocchiamo un tasto abbastanza delicato, diciamo così, perché abbiamo una differenziata che è minima, che si attesta, volendo essere generosi, intorno al 7%, perché abbiamo una programmazione urbanistica di cui non abbiamo visto nulla, perché abbiamo avuto bocciata la madre di tutte le delibere, che era quella di andare a posizionare il depuratore in qualche posto, e anche perché il capitolato Acembiente Dasti più delle volte non mi ha rispettato. Risponderò con molta sincerità a questa domanda, come alle altre, perché un'amministrazione non indovina tutto né fa bene tutto, così come non fa male tutto. Sul capitolato di Acembiente certamente vi sono delle violazioni, però vorrei dire che proprio negli ultimi anni abbiamo fatto sanzioni per 1 milione di euro alla ditta, mai fatte da nessun'altra amministrazione. 1 milione di euro sono soldoni fatte alla ditta per inadempienze. Sulla differenziata siamo ad un livello inferiore alle attese, secondo me si poteva fare di più. In questi giorni saprete che nascerà l'isola ecologica, ma non voglio annunciare nulla perché è già pronta, e senza isola ecologica non esiste la differenziata. Se siamo in ritardo, a mio avviso un po' di ritardo ce lo dobbiamo ammettere senza arrampicarci sugli specchi, perché non ne vale assolutamente la pena. Le modifiche legislative e il divieto di fare nuove gare non ci ha agevolato, perché con la situazione transitoria la Regione ci ha di fatto vincolato a delle deroghe, a delle proroghe che non ci consente un nuovo capitolato che partirà solo da quest'anno. Sulla pianificazione urbanistica e sulla famosa delibera del depuratore ci sono responsabilità che sono diverse. Ci sono quelle del Consiglio Comunale, che approva o boccia le delibere, si sa qual è la posizione dell'amministrazione, molto chiara. Dall'altra parte, noi anche lo schema di piano regolatore generale lo abbiamo mandato già a luglio, più che lo schema sono le linee guida, una volta approvate si parte con lo schema di massa. Noi ci auguriamo che, e questo è quello che darà l'amministrazione, un PRG che non voglia dire nuovi volumi, ma voglia dire chiudere l'esistente e creare servizi e attività produttive. Bene, Antonino Sorace ha diverse deleghe, ma a me interessa puntare su una in particolare, che è quella rispetto alle politiche di sicurezza del cittadino. Ovviamente è inutile qua intavolare una discussione sull'ordine pubblico, non siamo in caserma né alla questura, però certamente possiamo parlare dell'amianto a Pozzillo, che è una cosa molto grave, e possiamo certamente parlare delle condizioni in cui versa via Galatea per impatto del PM10, che non viene mai monitorato con nessuna centralina. E per ultima cosa, sempre rispetto alle politiche di sicurezza del cittadino, sarebbe interessante capire come mai per 4 settimane l'anno il centro COM diventa di proprietà del Luna Park, correndo dei rischi. Ecco, allora l'area COM, così rispondo anche alla domanda su Cali, l'area COM è di pertinenza della Protezione Civile, si tratta di un immobile che la Regione avoca a se stessa e lo dà incomodato d'uso. Secondo linee guida della Protezione Civile possiamo utilizzare anche per quegli spazi così come utilizzati, quindi è perfettamente regolari. Il Luna Park ha diritto, è una legge vecchia, ma ha diritto a che l'amministrazione cerchi uno spazio per il Luna Park. Molti Luna Park lo vogliono, c'è chi non lo ama, ma altri sì, quindi diventa un obbligo. Vero è che l'area COM è diventato polifunzionale alle esigenze della città, ma da una parte è legittimo utilizzo che se ne fa, dall'altra parte noi contiamo addirittura di riservare una parte più consistente, stiamo per acquisire anche l'area Garozzo. Abbiamo avuto il finanziamento proprio per destinarla stabilmente quindi ad attività ricreativa. Vorrei dire che sulla sicurezza del cittadino, per quanto riguarda il comune di Acireale, mi pare che questa amministrazione possa scrivere l'operazione più importante
tre città in Sicilia, tra cui Acireale, 17 in tutta Italia, tra 2 o 3 mesi saranno installate 42 telecamere con una postazione dai vigili urbani, come quelle che si vedono in TV, con le cose importanti, col monitoraggio attraverso una sala in cui controlleremo la città dal centro storico alle frazioni. La cosa importante è che abbiamo vinto un po' in sicurezza, e che vuol dire che avremo telecamere in tutta la città. Ne avremo 42, ma il costo non sarà la telecamera, che potremo ampliare. La cosa importante è la centrale operativa. Ritengo che sulla sicurezza del cittadino questa sia la vera notizia importante. Bene, Antonino Calabretta è l'assessore ai lavori pubblici e mi sembra che lavori a budget zero, no? Guardando le condizioni della città, pensiamo che non ci sia budget per questo assessorato. Santa Caterina, la piazzetta fantastica di Santa Caterina, cade a pezzi, e le fontanelle di Pozzillo sono in parte diverte, in parte continuano a perdere acqua. La stessa cosa vale per la villetta di San Giovanni Bosco, manto stradale di tutte le strade solo per i fuoristrada, e il verde pubblico non esiste. Dall'8 marzo c'è una delibera dove 4 ex giardinieri sono passati ad altre funzioni. No, allora quella delle delibere dei giardinieri che sono passate ad altre funzioni me l'assumo, voglio dire, la paternità, non è giusto attribuirla a singolo assessore né all'assessore Calabretta. Si tratta di ricognizione di personale che da oltre 10 anni svolgeva il lavoro che è stato adesso certificato. Di fatto la delibera è di certificazione, previa ricognizione e un'attestazione dei dirigenti che svolgevano lavoro da sempre. Detto questo, Calabretta ha certamente il gravoso compito, con un budget che non è stato mai diminuito, nonostante i tempi di crisi, questi capitoli non sono stati mai toccati a ribasso, ma certo le esigenze sarebbero molto più grandi. Però dobbiamo avere anche una capacità di spesa immediata. Adesso abbiamo raccolto circa 70-80 mila euro per strade, nelle prossime settimane si faranno degli interventi, ci vorrebbero milioni di euro. Sul verde pubblico stanno lavorando bene, molto rispetto alle possibilità che hanno. Sul sistema di pubblica illuminazione arranchiamo, anche se le risposte sono soddisfacenti. Se si fosse approvata la delibera col sistema di illuminazione integrato che avevamo proposto 2 anni fa, che ancora giace in Consiglio, noi avremmo avuto a costo zero per il cittadino e per il comune gli impianti nuovi a basso consumo energetico, e di fatto sto pensando di ritirare la delibera e passare a qualcosa che possa essere approvato direttamente dalla Giunta. Bene, Mario Pavone, il suo vice sindaco. Ha diverse deleghe, non voglio parlare di quelle del bilancio perché va bene, il bilancio lo fa, ci mettono mano un po' tutti, diciamo, sicuramente i dirigenti, i funzionari in collaborazione con l'amministrazione. C'è anche una guida politica nel bilancio. C'è anche una guida politica. Per il candidato contabile, chiaramente. Certamente, c'è anche una guida politica, c'è comunque anche la mano dei dirigenti che insomma scrivono parte di questo bilancio, lo impongono tra virgolette alla città. Ma detto questo, a me interessava parlare della delega riferibile allo sviluppo economico. Noi non ci siamo accorti di nessun tipo di iniziative rispetto a promuovere lo sviluppo economico sul territorio, e ovviamente ci riferiamo alle piccolissime imprese, perché di questo possiamo parlare. Quindi la domanda essenzialmente è questa qui, ma non era il caso, anche con interventi a basso costo, creativi, di fare in modo che il nostro centro storico fosse un po' più vivibile, dare una mano ai commercianti in questo senso, piuttosto che accettare di riaprire al traffico? E l'ultima cosa, poi le lascio la parola, è rispetto ai trasporti. Noi per i trasporti non possiamo parlare di avere una rete di trasporti, non abbiamo neanche una corsia preferenziale per i trasporti pubblici. Sui trasporti pubblici sono dell'avviso che siamo non solo ad Acireale, ma siamo all'anno zero. Devo anche dire che l'AST è ragionevolmente, dopo la piena degli anni passati, addirittura ha tagliato proprio in questi mesi un ulteriore 20%, che ci ha costretto a rivedere molte corse. E stiamo trattando con l'AST, che si trova veramente in condizioni pietose anche per il carburante, per far sì di modulare. In estate noi abbiamo bisogno che vengano coperte di più alcune zone rispetto a corse che invece sono poi vuote,
anche diminuendole, perché si va verso la diminuzione delle corse e non all'aumento, ma a questo punto facciamolo in maniera assolutamente razionale. Il trasporto locale, quando non c'è una municipalizzata del comune, di fatto è attribuita alla regione, e io non mi sento di dire oggi o di chiedere alla regione supplementi di investimenti quando so perfettamente che stanno tagliando ovunque. Mario Pavone ha una bella gatta da pelare, io gli sto molto vicino perché ho sperimentato sul campo le vicende di bilancio, le leggi, il groviglio di leggi che vengono fuori, perché l'indicazione abbiamo dato, ecco perché c'è anche la politica, che i nostri bilanci sono tutti positivi, anche il consuntivo. Quando andiamo in disavanzo, ci andiamo in disavanzo guidato appositamente per tagliare quello che voi sentite dei residui attivi, per rendere il bilancio vero. Io vorrei ricordare che quando siamo entrati a girare a dissesto, oggi non ha soldi come non ne hanno i comuni, ma abbiamo bilanci veri. Questo perché abbiamo fatto previsioni di entrate reali rispetto ai tempi precedenti, o come ha fatto qualche altra amministrazione che metteva avrò 100, poi si arrivava a 50 e c'era un buco di bilancio. È quello che pensate di fare con la tassa di soggiorno? No, assolutamente no, la tassa di soggiorno intanto copre, dovrebbe coprire per circa 200.000 euro. Sì, ma è una previsione, è, no? È una previsione, ecco la prudenza. Mal che vada, e saranno 100, saranno 80, saranno 180, saranno 210, sono comunque somme che qualora non dovessero arrivare sono tutte recuperabili all'interno del bilancio con l'economia di spesa. Cioè, attenzione, perché anche quel bilancio del 2013 non sarà la tassa di soggiorno a farci creare un buco di bilancio, perché la prudenza sa da dove viene, dal fatto che il bilancio non si spende nei primi tre mesi. C'è un vecchio trucco di bilancio. I famosi dodicesimi del bilancio in esercizio provvisorio, se io spendo i dodicesimi dell'anno precedente, ma quest'anno avrò di meno in bilancio, io spendo come l'anno precedente, io a giugno avrò speso tutto il bilancio. Con la giunta Carozzo si apre un altro criterio: la spesa va monitorata ogni giorno e non si può spendere oltre la metà o due terzi per le spese incomprimibili oltre i dodicesimi. Questo cosa comporta? Che il bilancio viene visto ogni giorno, ed ecco perché non abbiamo un buco di bilancio. Bene, intanto la ringrazio perché lei veramente ha saputo mettere le cose al proprio posto. Ovviamente noi rimaniamo con le nostre perplessità, voi con le vostre certezze. Voi con le vostre, come ha notato, non l'ho interrotto mai, perché era il momento che voi prendete la parola e dite le cose un po' come le immaginate e come pensate. Io non penso affatto di fare tutto bene. No, chiudo, volevo chiudere con onestà e con impegno, sì. Certamente, volevo chiudere semplicemente dicendo, lei non si è sentito, ma questa è veramente una risposta molto in sintesi, non si è sentito un po' troppo costretto dall'uso, diciamo, come dire, troppo preciso, troppo chirurgico del manuale Cencelli? No, perché il manuale Cencelli non è stato utilizzato nel senso deteriore del termine. Riconosco che è una giunta politica che nasce da un accordo politico alla luce del sole. Nessuno mi ha costretto a fare alcunché, ho tenuto conto di partiti che non mi hanno mai messo una cappa per frenarmi o per costringermi a non fare alcune cose, sono stato un sindaco libero, in questo lo posso dire ad alta voce, un sindaco libero che ha un'estrazione politica, che tiene agli accordi politici e che è conosciuto anche perché non fa strategia ai danni di alleati o di avversari, perché tra galantuomini la cosa che conta di più è guardarsi negli occhi e fare le cose sul piano dell'onestà che si possono fare. I partiti fanno la loro parte, i partiti possono anche suggerire, gli assessori sono suggeriti dai partiti e hanno trovato il mio gradimento. Se gli assessori non funzionano, non è colpa dei partiti, ma eventualmente è colpa del sindaco, che si assume le responsabilità politiche. Chi non fa così vuol dire che fa la politica attribuendo le responsabilità agli altri e le cose fatte bene a se stesso. Non mi piace. Ed è per questo che abbiamo intervistato lei. Buona giornata e grazie. Grazie, buona giornata a voi.
Balziti è presente. Si vende un appartamento alla Villa Belvedere, quarto piano? Come no? Addirittura, siccome quando hanno fatto il Piazza Indirizzo sono costate parecchio e hanno solo lucrato i privati, questa volta li venderemo noi invece l'angolo di paradiso e lucrerà il comune. Quindi, a differenza della precedente speculazione edilizia, questa sarà una speculazione interamente pubblica. Edilizia pubblica. E si chiama edilizia selvaggia pubblica, a fin di bene. Allora, ci sono tre punti fondamentali. La struttura, che come ben ha detto il sindaco, non verrà, questa convenzione non verrà rinnovata, quantomeno. Però è una convenzione che è in essere fino al 30 giugno. 30 maggio. 30 maggio. Dal 1 giugno mettiamo i lucchietti. Perfetto. Per noi è importante lo stadio, perché? Perché all'interno dello stadio è custodito il patrimonio di gagliardetti, fotografie, bandiere, striscioni, ovvero quello che rappresenta un po', insomma, la storia della città. E questo teoricamente sul piano pratico allo stato attuale se ne può impossessare chiunque sia in possesso, appunto, delle chiavi. Se si può trovare una soluzione tale da poter evitare che questi trofei, che per noi hanno un'importanza, è l'acqua, non è oro, è l'acqua. Però per me, per Francesco e tutte queste persone che sono qua, compreso te, sindaco e presidente, tutti quanti, hanno un'importanza veramente rilevante. È importante che vengano sottratti alla disponibilità di taluni soggetti. Ci avevate pensato? No, ma l'avevo detto anche a Farella a dicembre. Quando mi ha incontrato la prima volta ho detto non esistono convenzioni che non ci siano le federazioni. Avevo detto, noi sulla convenzione siamo chiari, ma la parte sportiva la affidiamo sempre alla Generale Calcio. Posso interrompere un secondo? Per la parte commerciale si va in gara, perché la legge dice così. In legge che sta la morte, non ha parecchio, non c'è parecchio. No, sto dicendo che non sarà fatta nessuna convenzione, dal 1 giugno c'è il lucchetto. Chiaro che quello è un patrimonio della città, dobbiamo fare in modo che comunque da lì non esce nessuno. Si può presidiare, si può studiare la cosa. Brava, vediamo cosa, ci mettiamo là e lo facciamo uscire. O altrimenti vediamo se siamo d'accordo di incontrarlo e dire, signore, ne lasci sti chiave. Ci lasci queste quindi cose. Lei sindaco può convocarlo? No, da, io non, no, ma lo sento da 4 mesi. Ma qui? Dopodiché se c'è una delegazione che è tale, vieni tu, il rappresentante dei tifosi, io con questo soggetto non posso anche incontrarlo. Comunque chi l'ha portato da Cireale, non lo conosco, però voglio dire una cosa. Mettetevi a dicembre, se io non l'avessi ricevuto quando venivo pressato dai tifosi per fare la convenzione e io non l'ho potuto fare, sapete che convenzione voleva? Acquisto dello stadio Topparello. Acquisto, ci sarei pazzo, cioè, dopodiché voleva la parte commerciale tutta, un periodo di tempo d'occhio a 20 anni, dopodiché lo pagava dal 2014, questa era la proposta, e nel frattempo poteva anche subicidere agli altri, cioè vuol dire quando la regia ho fatto solo una risata, ho detto questo vuol dire che lo Stato Tupparello noi ce lo ritroveremo ceduto ad altri e noi non lo possiamo neppure utilizzare per noi, quindi i benefici sono risate. Dopodiché avevo detto la convenzione va fatta, lo dico chiaro, ma per lo sa, infatti da me non ti ho fatto vedere più. Ancora stai istigando le persone di Acireale, perché sta facendo tipo insulta su Facebook, ci insulta noi che già lui sta programmando con qualche un altro di Acireale. Se bisogna chiudere posso fare una domanda? Solo una domanda per favore. Sarà quando è bello il carnevale? No, lei ha appena ammesso che il carnevale va in passivo, quindi era questa la domanda, non la faccio, ha appena detto lei. No, è in passivo, è in passivo. Visto che chiudono i carnevali, eccetera, c'è un grande sforzo economico,
Mi sembrava facile dedurre questo, no? Ma non era questa la domanda. No, ma non ho detto questo. Va bene. Ho detto malissimo quello che stavo dicendo. Bene. Siccome le amministrazioni debbono mettere somme sulla parte corrente del bilancio, se ci fosse un attivo. E con i tagli, vedi, quest'anno si arriva a 5,4 di tagli tra Stato e Regione, è ovvio che si crea un problema negli impegni di spesa. A meno che è Viareggio, dove ci mettono i soldi Regione, non so ancora la provincia e il comune, per un costo di 5 milioni di euro. Comunque la domanda era un'altra, dai Carrisi, perché questa qua mi sembrava chiara, la precisazione è ancora più chiara onestamente. Comunque la domanda era questa: i carristi, i cantieri spesso vi hanno rimproverato che vi occupate del carnevale e della cartapesta e della loro, diciamo, capacità artigiana solo nei momenti in cui avviene la manifestazione. Per il resto dell'anno c'è il silenzio. No, a me questo, devo dire la verità, non risulta. Peraltro vorrei ricordare che i caristi lo sanno, il fatto che il carnevale lo si fa mentre in altri posti chiudono è un segno di attenzione, abbiamo dato priorità. D'estate una volta si spendeva per altre manifestazioni, adesso si spende per il carnevale, perché ci crediamo e perché è giusto e utile fare un concerto, l'ho detto prima, un concerto che la gente può vedere in qualsiasi parte, va, paga un biglietto e se lo vede. Qui stiamo parlando di una delle cose che in altri posti non hanno. Quindi abbiamo raddoppiato gli eventi, anziché quindi impossibile dimenticarsi, perché una volta si faceva una volta l'anno, e peraltro anche grazie a loro e soprattutto a loro se abbiamo una rilevanza nazionale, mentre prima si parlava di sprovincializzare il carnevale, certamente un segno ci sarà. Che poi abbiamo bisogno di molte cose, che loro meriterebbero anche degli incentivi economici maggiori, ma chi lo nega? Ma hanno capito e sono consapevoli che non si può sforare in questo momento, ma se c'è la possibilità. E oggi non faccio nessun annuncio perché non mi piace, ci sederemo prima e poi concorderemo. Di poter fare qualcosa di diverso, lo faremo. Però se le cineserie con l'artigianato come si concordano, diciamo. Ottimamente. Perché è la domanda che è sbagliata, in quanto questa fiera storicamente non è la fiera dell'artigianato, è la fiera dell'artigianato, commercio, industria e agricoltura. Dopodiché gli artigiani, come tradizione, hanno avuto la priorità su tutto. Noi abbiamo dato tutti gli stenti che gli artigiani hanno chiesto, tutti, abbiamo accontentato tutte le richieste degli artigiani. È chiaro che una fiera che si autofinanzia, nessuno rimarca il fatto che una volta spendevo centinaia di milioni di lire per la fiera, oggi la facciamo a titolo gratuito. È chiaro che chi vende deve anche finanziare la fiera. Gli artigiani hanno gratuitamente il loro stand per questa tradizione. Un'ultima cosa, questo strabordo, diciamo, fuori fiera. Ottimo, è stata un'idea del dottore Molino che non aveva avuto occasione di parlare. Me ne ha parlato poco fa, lo trovo geniale perché il fianco del COM dà senso subito all'apertura della fiera. Non è un'occupazione di solo pubblico, lo potremmo mettere tranquillamente dentro e mettere dei palloncini colorati. Se in una fiera più che palloncini colorati mettiamo questo. Ripeto, non mi prendo i meriti, idea geniale ma non è mia. Incontriamo il sindaco Garozzo e credo che ci siano novità rispetto al depuratore, Pantano d'Arci, Volano, ci faccia sapere qualcosa. Beh, l'unica novità è la decisione assunta da parte della conferenza dei capigruppo, preso atto del silenzio, peraltro ingiustificato, ingiustificabile rispetto agli annunci che avevamo avuto della regione siciliana, che nonostante la disponibilità del sindaco Bianco non ha mandato due righe né per convocare il tavolo tecnico né per dirci che potevamo eventualmente affrontare sul piano tecnico la questione con Catania. Questo silenzio della regione siciliana è stato notato anche alla conferenza dei capigruppo, i quali hanno deciso di avviare comunque un confronto tecnico con il comune di Catania. La sua è un'accelerazione verso Pantano d'Arci, no?
è la conferma di un impegno assunto con la città, perché gli impegni che assumiamo con la città li portiamo avanti coerentemente. E davanti a questa richiesta della conferenza del capigruppo, da una parte ho già mandato direttiva all'assessorato e all'ingegnere Barbagallo di chiedere un tavolo tecnico a Catania, dove il progetto sarà illustrato dall'ingegnere Alecci che ha fatto l'elaborato. Dall'altro però metto sull'avviso che escludere la regione siciliana ha delle controindicazioni. La regione siciliana, ricordiamoci, che è firmataria di accordo quadro. Certo. È titolare ai sensi della delibera del CIPE, che è il finanziamento. Cioè noi rischiamo che un silenzio che non può essere riconosciuto o valutato come positivo riscontro a Pantano d'Arci, ma semmai contrario, un giorno dopo che si fa un tavolo tecnico possa dire: ma chi vi ha autorizzato ad avviare questo procedimento alternativo? Non è così che si ma fa. Ma quindi la vostra ultra perorazione di Volano, diciamo, oggi è superata dai fatti, no? Davanti al voto del Consiglio noi abbiamo fatto una proposta che è conforme alla programmazione trentennale. Abbiamo assunto tutti, non solo il sindaco, degli impegni davanti alla città. Noi lo perseguiamo con coerenza e con lealtà rispetto a questi impegni. Non capisco però, e da sindaco devo pormi la domanda, come mai la regione siciliana e anche i partiti, voglio dire, che hanno maggiori possibilità di entrare nei cuori dell'assessore e del suo direttore generale, non abbia scritto due righe. Bene, io con questa lettera non solo do seguito, ma stigmatizzo, e spero che lo faranno anche gli altri questo partiti. Silenzio della regione siciliana, il fatto specifico di alcuni onorevoli che peroravano questa causa e invece non si è sentito più niente. Tutti sono stati... Ho tradotto bene? Lei ha tradotto, ma io ho mandato queste mie missive a tutti, compresi ai deputati, compresi alle parti che avevano partecipato a questo incontro. Non solo stigmatizziamo, ma ci preoccupiamo del fatto che informalmente fanno sapere per le vie politiche che non contano nulla, perché qui c'è un procedimento delicatissimo sul piano amministrativo con grandi responsabilità. Poi quando si tratta di atti ufficiali nessuno mette un dito nell'acqua fredda, non mi piace, a me piace la chiarezza. Noi lo abbiamo fatto e continueremo a farlo chiaramente. Incontro il sindaco Garozzo per un approfondimento, ma anche per chiarire quali sono stati i passaggi che hanno permesso ad Acireale di ottenere del denaro. Noi sappiamo 9 milioni di euro, forse sono anche un po' di più. Questa è la seconda rata, sono 18 in totale. 18 milioni di euro, quindi siamo stati quelli che abbiamo preso di più. Allora, la domanda è semplice, perché io in questa situazione mi sono accostato con molta semplicità, ovvero: questi soldi li dobbiamo ritornare e a chi? Allo Stato. È una creazione di liquidità che lo Stato dà a certe condizioni affinché non solo i comuni, ma province, regioni, ASP, lo stesso Stato possa pagare le imprese. Molto chiaro. E devo dire, è stata una geniale invenzione che doveva essere inventata prima, perché a certe condizioni c'è un bilancio che sia consolidato e con alcuni accorgimenti lo Stato mi dà la liquidità. Su che cosa? Su partite di giro di debito al 31/12/2012 che il Comune ha nei bilanci. Quindi Acireale, diciamo, ha potuto attingere a questa risorsa perché, secondo quello che sta descrivendo lei, aveva le carte in regola per poterlo fare. Glielo dico in tre numeri. Noi, per accedere a questa procedura che ha dato risorsa alle nostre imprese creditrici, quindi denaro fresco di nuovo in circolazione, gli stessi soldi li abbiamo tra i residui attivi, cioè tra i crediti della pubblica amministrazione. Abbiamo preso 18, ma noi abbiamo crediti per circa 40-45 milioni di euro, in gran parte dei cittadini. Questa carenza di liquidità si crea perché rispetto a ciò che paghiamo, ciò che incassiamo avviene con minore rapidità. Detto questo, vuol dire che anche questa parte non l'abbiamo coperta nel bilancio. Attenzione, non è un buco di bilancio, tutto ciò è cristallizzato nel bilancio. E in più lo Stato dice:
oltre ad avere i conti in ordine, tu per avere accesso a questa specifica e speciale procedura devi pagare un quantum, cioè noi dobbiamo mettere nel salvadanaio una sorta di risorsa di salvaguardia il 25 e il prossimo anno il 30% proprio di quei crediti che avanziamo, cioè il bilancio lo dobbiamo consolidare ancora di più. Se ACEA l'ha potuto fare vuol dire che è in condizioni di accedere a questa procedura, ma addirittura è pronta anche a subire questo risparmio, diciamo, forzoso, perché il bilancio ce lo consente. Quindi è un'operazione che non solo era doverosa. Due giorni fa la Corte dei Conti giustamente si è informata con tutti i comuni, compreso il nostro, se abbiamo ritenuto di accedere alla procedura, perché la Corte dei Conti sarà molto attenta per chi non ha fatto accesso alla procedura, perché nel caso di interessi su mancati crediti delle imprese e quant'altro, in quel caso la Corte dei Conti ti dirà: non hai pagato le imprese con la procedura che ti consentiva di pagarlo, oggi crei un danno erariale, lo paghi tu amministratore perché non c'è stata condizione di farlo. Quindi tranquillizzo, nessun buco di bilancio ma un beneficio. Siamo il comune più grosso, altri comuni deve sapere che stanno chiedendo, compreso Catania e le grandi città, di riaprire i termini affinché ci rientrino pure loro. Chiaro, quindi noi possiamo, diciamo, lei si sente di garantire che in tutto questo c'è una trasparenza delle poste in bilancio, no? Assolutamente, devo anche complimentarmi con lo Stato per la chiarezza che ha voluto dei dati in bilancio, per i tempi che rispetta e che fa rispettare. Senta, lei è in grado di quantificare i debiti fuori bilancio? No, i debiti fuori bilancio di qualvolta arrivano, certamente vengono subito ratificati in bilancio immediatamente. Ma siamo, e riconosciuti in consiglio. Siamo in grado di quantificarli? Io so che avremo pagato noi 10 milioni di euro per debiti chiaramente pregressi. I debiti fuori bilancio sono una procedura stabilita dalla legge, ma non rientrano nel decreto pagamento. No, ho capito, era solo per capire in effetti quali sono anche le sofferenze, no, di questo comune. Certamente, quando arrivano i debiti fuori bilancio sono delle somme, queste sì, che non essendo viste in bilancio, io col bilancio stesso, perché non ho fondi ulteriori, devo stringere e pagare in 3 anni. Mi ha anticipato, perché in effetti sappiamo che c'è una montagna di contenziosi. È un contenzioso il cui numero è assolutamente fisiologico, è impossibile non averne, è diminuito in parte ma è inevitabile. Va bene, io spero che lei abbia potuto chiarire quali sono stati questi passaggi, perché è una cosa un po' delicata quando si tratta io di... Io dico solo che è un'operazione ottima, lo si dimostra dal fatto che la Corte dei Conti insista per avere notizie sull'accesso a questa procedura. Bene, grazie Sindaco Garozzo. La domanda era quella: voi avete lasciato, come da sue dichiarazioni iniziali, una città col bilancio in ordine, no? Avete messo su dei cantieri, su questo non ne voglio discutere, sarà la città che ne deciderà che tipo di, come dire, di innovazione daranno questi cantieri, non voglio parlare neanche delle multe che hanno preso questi cantieri, però invece a me interessa dire che voi, fra questo, che non contesto perché lei l'ha detto, che amen, voi lasciate un tasso di differenziata assolutamente ridicolo e incivile. Lasciate zero spazi verdi per i bambini, zero, ad Acireale non c'è un posto per far giocare un bambino. Lasciate le scuole non in sicurezza, così come descritto nella commissione consiliare. E infine non avete attivato nulla che sia, come dire, di respiro, di vivibilità in queste città, neanche un'isola pedonale dignitosa, dove vi siete flessi alla richiesta di alcuni commercianti per aprire un corridoio che sa di vergogna. Questa è la mia sintesi e su questo chiedo una replica. Sì, sull'isola pedonale non dovete parlare con me, voglio vedere dove era la città quando per la prima volta si faceva una serrata, ha nevicato anche quel giorno come segno del cielo per dire cosa sta succedendo. Per la prima volta c'è una serrata dei commercianti, ha nevicato quell'anno e quel giorno. L'isola pedonale, io mi sono battuto stranamente, questa è una soluzione accettabile, vogliamo più spazi, siamo d'accordo, ma la città però si schieri, perché non mi pare che ho visto i tantissimi schierarsi o manifestare sostegno.
sulla qual è la differenziata, no, sulla differenziata tutto, perché è la cosa sulla quale gli spazi verdi per i bambini, gli spazi verdi ce ne sono moltissimi, il problema è la mano del giorno, che è un'altra cosa, e questi gli spazi ci sono, ci vogliono più mano del giorno nelle nostre città, con lo standard delle nostre città, non siamo città costruite con il verde nel centro della città, questo è ovvio. Spero che con la riapertura della Villa Belvedere si possa ritornare ad avere uno spazio maggiore. L'altro qual è? Perché quello del difensore voglio fare alla fine. No, c'è una cosa sulla quale do ragione. Sulle scuole, dove per esempio la Fucciola Spina. Contesto le scuole, che è un fiore all'occhiello di questa amministrazione, ma si vada a vedere tutti gli interventi fatti nelle scuole per milioni di euro. Sulla differenziata ragione. Non ci sono discussioni. Scusate, tanti auguri a tutti. Ciao Paolo. Sulla differenziata ha ragione nei termini in cui un osservatore dice qual è il tasso di differenziata? È certamente non positivo, non ci sono dubbi. Ma è la prima volta che il comune di Acireale adesso può fare una gara, perché è da 6 anni in cui, 6 o 7, non si può fare una gara in Sicilia, neppure ad Acireale. Siamo tutti con le proroghe, una volta ci proroga la legge, una volta la circolare, in uno stato di illegalità diffusa, perché sono state tutte prorogate gli affidamenti dei servizi. Noi stiamo facendo una gara di 7 anni, come prevede il Ministero, porta a porta. Nessun amministratore, neppure io, ha la presunzione di dire ho fatto tutto e ho fatto bene. Però una cosa la rivendico, l'ho fatto con onestà, l'ho fatto con disinteresse personale, l'ho fatto con impegno di molte ore al giorno, a tempo pieno, tralasciando tutto il resto che poteva essere anche sul piano economico più vantaggioso per la mia vita, anche professionale. Questo lo voglio dire, ed è una eredità, se considero, che lascio, perché sono dei valori nei quali io credo profondamente. Sul resto possiamo giocare la partita politica, ci possiamo accapigliare, possiamo essere d'accordo o non d'accordo, ma su questo io spero che su questo riparta anche una nuova amministrazione. Ci siamo messi con tenacia a non farlo morire, non solo per le acrobazie sul piano contabile, una ve l'ho detta prima, risparmiamo tutta la parte per mantenere comunque il carnevale, dall'altra abbiamo tolto martellette e schiuma, che è una di quelle cose per le quali sono tornate le famiglie al carnevale 10 anni. Questa è, diciamo, è antica sta cosa, martellette e schiuma, insomma, sono morte da sole il mercato. No, cosa, andate in qualche altro carnevale ancora c'è. Molto relativa a sta cosa, no? Cioè, caro direttore, cioè, non è che può venire qua a parlare di martellette e schiuma un carnevale che dove fino all'altro giorno i cantieri erano chiusi, questioni infinite, cioè lei non può parlare semplicemente così senza considerare, mi scusi, senza considerare i cantieri e il fatto che non hanno presentato i bozzetti, hanno fatto questioni fino all'altro giorno in cui possiamo tranquillamente entrare nel dettaglio. Avete gestito ultimamente le spese del carnevale in maniera incredibile, partendo dai fari che erano pazzeschi e contestati da tutti, l'avete preso in noleggio pagandoli più di quanto sarebbero costati in affitto, per giunta lei chiosa dicendo che noi risparmiamo per mettere nel carnevale in una città che se non stai attento cadono in una nuova buca e non ti trovano più. Perfetto, benissimo. Questo posso verificare? Prego. Non è che devo giustificare se parlo di martellette e schiuma, siccome ho detto che ho fatto anche un bilancio complessivo, abbiamo portato l'acqua prima, ha detto, insomma. No, l'abbiamo portato, sì. È come se fossimo veramente l'ultimo villaggio del corpo. L'abbiamo portato, prima non c'era, capita anche a noi. Vabbè, sappiamo che abbiamo portato l'acqua, capita anche a noi. Vado a vedere, tanto avete fatto le pulci giustamente al bilancio. Avete visto che abbiamo tolto anche l'illuminazione per provare alcuni fari che sono costati molto di meno di quello che costava prima, perché prima avevamo un'illuminazione di circa 35.000 euro, 35-40, adesso vada a memoria, una cosa con 10.000 euro di cui abbiamo comprato anche una cosa che ci resterà per sempre, che è il logo in Piazza Duomo, quello grande, molto bello peraltro, che l'abbiamo preso. Anche le casette. E anche le casette, le voglio dire.